Qual è il vestito cucito addosso ad Oro Arezzo quest'anno? La semplicità, la terra, la natura, cioè io credo che siamo tutti persone, esseri umani, qui bisogna tenere assunto da quelle che sono le nostre radici, quindi la terra è quello che ci fa, comunque sia, la terra è il mondo, insomma, io credo che in questo mondo oggi bisogna essere tutti molto, trovare un po' la nostra, un'aria più di naturalezza, di semplicità, e così i gioielli, questo Oro Arezzo alla base all'insegna di cose bellissime, io sono premiere, ci sono degli oggetti fantastici, delle cose straordinarie, però anche gli elementi della natura, quindi l'acqua, la terra, l'aria, il fuoco, cioè tutto sempre che lega intorno a quello che sono veramente, no, l'essenza della nostra vita. Oro e moda, ormai un binomio indissolubile, e la semplicità, tema di Oro Arezzo 2016, che fa rima mai quanto quest'anno con l'eleganza. Oro rosa, l'ultima tendenza in fatto di gioielli, anche per incastonare i migliori amici delle donne, i diamanti. E torna una timida voglia di tornare ad investire nel mercato italiano, ma con prodotti cosiddetti più light. Ma quest'anno abbiamo lanciato delle collezioni più per il mercato occidentale, una linea young, più decisamente quindi più giovane, e che si approccerà per cercare di riprendere quello che noi per tanti anni non avevamo considerato abbastanza bene, che sono i mercati occidentali e quelli italiani. Il gioco dell'oro bianco con l'oro rosa è molto richiesto in questo momento, proprio perché l'oro rosa è molto delicato e molto femminile, queste nuanze così delicate. E i diamanti sono sempre regine del mondo per la donna, questo senza dubbio.